Seconda parte di Diretta Studio, stiamo parlando dell'Islanda, Islanda paese dai mille volti e tutta da scoprire, vicina e lontana allo stesso tempo, Islanda, Marte sulla Terra. Ospiti in studio, per chi non ci avesse seguito nella prima parte, Paolo Cortini, geologo e guida turistica, Francesca Maestrelli, esperta di letteratura nordica, Gianni Innocenti, cuoco, esperto di cucina nordica e Maria Jónsdóttir, pittrice islandese, che adesso appunto vive anche in Italia. Allora, abbiamo detto Marte sulla Terra. Paolo Cortini appunto è un geologo, oltre che guida turistica. Si può in qualche modo, fare questa correlazione fra Islanda e Marte? Ma per molti aspetti, specialmente per chi proviene dal Mediterraneo, l'Islanda è veramente un paese alieno. La natura la fa da padrone e il territorio offre scenari veramente incredibili, una varietà di situazioni, colori e paesaggi che non si ritrova altrove in un territorio così piccolo. Specialmente la parte centrale, gli altopiani di Islanda, offrono scenari che sono molto simili, per esempio, a quelli che sono stati riportati dalla Luna durante le missioni Apollo. Diciamo, i grandi scettici sostengono che Sia non stata solo girata lì, eh? l'esercitazione degli astronauti Sì, sia stata girata fatta lì. lì, ma l'allunaggio sia Te stato. cosa ne pensi? Ma effettivamente ci sono scenari che sono Sarebbe. assolutamente identici a quelli che si vedono, però naturalmente io non ho, diciamo, Certo. No, è una nessun cosa titolo che. per mettere in dubbio Sì, questa grande è una cosa impresa. che è stata detta più volte, Sì, no? però è Quindi. certo che alcune fasi dell'esercitazione, dell'addestramento degli astronauti siano stati svolti proprio negli altopiani d'Islanda, perché sono l'ambiente terrestre più simile a quello che si pensava sarebbe stato poi trovato sulla Luna. Tra l'altro è uno dei paesi più giovani, no? Se non il più giovane della Terra, Sì, ha una l'Islanda. storia geologica molto recente, le rocce più antiche hanno 20 milioni di anni, che può sembrare un tempo incredibile, in realtà nella storia della Terra sono solo l'ultimo frammento, per cui una terra molto giovane, come tutte le terre giovani, compresa l'Italia, è in continua e tumultuosa evoluzione, per cui il fascino deriva anche da questa vivacità del territorio che si percepisce quando si visita Ecco, l'Islanda. i vulcani? I vulcani Questi fanno un la po' paura, fanno sono da quelli. padrone, sì, E ci sono sono. terremoti di continuo? Sì, No. l'Islanda è sempre in movimento, ci sono svariate decine di terremoti tutti i giorni, nella quasi totalità dei casi sono terremoti talmente poco intensi da non essere percepibili dalla popolazione, però ogni 4-5 anni c'è una nuova eruzione. Negli ultimi decenni, anzi negli ultimi secoli, l'Islanda da questo punto di vista è benevola con la popolazione non solo islandese ma anche europea, perché non ha presentato eruzioni particolarmente violente e catastrofiche. In passato invece sì, e parte della storia europea è anche determinata proprio dall'effetto di queste grandi eruzioni islandesi. Allora, parliamo adesso di arte, arte islandese. Allora, Maria, i pittori, gli artisti, gli scultori islandesi più famosi, quali sono? Fra l'altro, appunto, leggevo che l'Islanda è anche un paese dove è molto sviluppato il senso estetico proprio per quanto riguarda l'architettura, il designer, quindi sono grandi architetti, no? Che lavorano soprattutto a Reykjavik per costruire sedi magari di biblioteche, Sì, musei. come ho detto prima, c'è proprio tantissima vitalità, insomma, anche per design e come diceva, architettura, non so, è un mondo proprio vivo, secondo me. Non lo so, forse perché è giovane, no? Perché, come si diceva prima, è una terra giovane. E qui è tutto un altro mondo. Tutte le cose che vai a vedere in Italia, ti sembra talmente bello che noi non si è visto. Ecco, quando tu sei arrivata qui in Italia la prima volta avevi 20 anni, che effetto ti ha fatto? Sono rimasta veramente affascinata, Ecco, appunto, tu completamente. sei venuta perché ami l'arte, per vedere l'arte? No, io sono qui per vedere il mondo. Ah, Volevo, ecco, per girare. sì. E poi ho deciso di rimanere, ho fatto l'Accademia di Belle Arti a Ah. Firenze. Sì, E adesso e sono, sì. fai la pittrice. Io vorrei vedere qualcuna delle tue opere. Tra l'altro qui abbiamo una rivista. Ora, intanto stiamo vedendo un quadro di Maria. Però io qui in mano ho una rivista. Come si pronuncia? Scusa. Sumarhusgaardurinn. Che vuol dire? No, questa è una rivista che parla un po' anche dei giardini, così, però questa ha voluto metterci Ecco, perché tu dentro fai la mia. fiori, no? Sì, Molto. sì, Ecco, sì. quindi ora l'apriamo un attimo. Intanto vediamo il fiore. Ecco.
Questo fiore, come hai scelto questo tema, quello dei fiori? Perché i fiori, io proprio amo i fiori e ho voluto andare su quel discorso e quello che si sta vedendo ora, comunque mi sono ispirata proprio alla mia Islanda. Ecco, ora stiamo vedendo sì, ora in particolare della rivista che sì, qui sì. Siamo dedicato un'intervista, un servizio, sì, 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 e vengono sì, riportati sì. Anche alcuni dei tuoi quadri. Ecco, questo amore per i fiori nasce dal fatto di essere venuta in Italia, di conoscere... No, questo è da sempre. Da sempre? Sì, sì, da piccola lavoravo da fioraio, perciò ho fatto proprio... Ecco, E poi i colori dei fiori, proprio i fiori sono importanti secondo cosa me. Cosa rappresenta per te il fiore? Per me tante anche situazioni proprio nella vita, insomma, poi a vederli, la morbidezza, proprio il profumo, insomma, le forme, per me è bellissimo. Comunque tu nei fiori inserisci anche degli elementi sì, esterni. Perché mi piace fare un po' il discorso di mettere le cose normali in una situazione un po' strana e magari un po' misteriosa. Ecco, questo qui non abbiamo un fiore, ma abbiamo un uccello. Lì, sì, mi piace anche di dipingere gli uccelli migranti anche, insomma, perché è lì chiaramente è un discorso molto strano. Però è questo che mi piace, perché dopo che la gente che possa creare anche un po' la loro storia certo. Personale. Interpretazione, un po' sì, come un quadro astratto, sì, no? Insomma, comunque si capisce secondo me da questi quadri, si vede. E questo è la loa che proprio è un uccello, perché quando arriva lei arriva primavera. Ah, e sì. Quando arriva la primavera in Islanda? Questo dipende. No, ma c'è comunque un giorno, è arrivata ora, è arrivata in Islanda ora comunque. E, ecco, come da noi. Che già la gente comincia a dire, va bene, ora allora forse si comincia a vedere un po' di erba. Allora, complimenti, senti, per quanto riguarda questi quadri, adesso ne vediamo un altro, vedo molto bello, azzurro. Ti faccio una domanda, invece per quanto riguarda, diciamo, l'artista italiano di tutti i tempi che più ti ha affascinato, qual è? Domanda molto difficile questa, sì, perché vabbè, ce n'è talmente tanti. So, uno, due, dici, non vuoi rispondere? Ma no, ti avvale della facoltà di non rispondere? Quasi sì, perché... So, Leonardo, vabbè, è quasi banale infatti, Leonardo, Michelangelo, Donatello, tutti. Sì. Bene, io direi ora adesso di ascoltare anche un po' di musica, però abbiamo visto il film, abbiamo visto tante belle immagini. L'Islanda ha esportato diversi gruppi, però la cantante più famosa è sicuramente Björk. Secondo la tua esperienza, tu che sei islandese, Björk come mai è riuscita ad uscire dai confini nazionali e ad imporsi a livello internazionale? Secondo me proprio perché è una persona genuina, molto particolare, molto fa proprio quello che vuole lei senza pensare a quello che possono dire gli altri. Ecco. È proprio con il cuore. Ma lei vive sempre in Islanda, vero, se non erro? Sì, sì. È rimasta... insomma, ha vissuto diverso tempo anche a Londra, insomma, certo. Comunque... poi un po' in tutti e due posti. Ecco, ricordiamo che fra l'altro è molto brava anche nel film Dancer in the Dark, che vinse la Palma d'Oro a Cannes qualche anno fa, è di Lars von Trier, che è un regista fra l'altro danese. Vediamo insieme il video che la nostra regia ha scelto per ricordare e ascoltare una canzone di Björk. Stand up.
Bene, abbiamo ascoltato anche Bjork, ma ci sono, vero Francesca, anche, non tutti lo sanno, italiani, cantanti italiani che non sono appunto famosi in Italia, ma sono famosi in Islanda, ad esempio. C'è questa cantante che si chiama Emiliana Torrini, che è di padre italiano e madre islandese, che in Islanda è una cantante molto famosa e che invece in Italia credo in pochi la conoscono. Senti, Francesca, abbiamo parlato prima degli elfi, di queste creature della notte, eccetera, ma l'Islanda è un paese comunque che presenta tante curiosità. Ecco, ce ne vuol dire qualche altra? Qualche altra curiosità? Sempre legata magari anche al mondo mitologico, appunto, oltre a quello che abbiamo detto. Ma ora non saprei. C'è da dire che questo mondo mitologico permea un po' tutta la cultura, la vita, e la vita islandese. Per esempio anche negli autori, negli scrittori, si parlava prima che gli islandesi sono un popolo di grandi lettori. È vero, e questo ha anche contribuito alla nascita di scrittori anche di un certo rilievo. Molti si ispiravano ancora a questa cultura, a questa tradizione letteraria islandese, quindi le saghe, i poemi, la mitologia, ma non solo, diciamo, ora si stanno anche un po' abbandonando, nel senso che cominciano ad affrontare anche temi più sociali, appunto come la vita dei giovani a Reykjavik. Non so, ecco, la condizione femminile, ci sono anche molti giallisti, anche scrittori di gialli, che anche qui, insomma, anche loro, insomma, spesso tirano fuori, non so, vecchi manoscritti. Per esempio c'è un giallo molto carino che si intitola Il libro di Flatey, che si svolge in questa isola, piccola isola dei fiordi occidentali, dove viene trovato un cadavere che ha in tasca un foglietto con una serie di 36 lettere, e si scopre che lui era uno studioso di un enigma irrisolto legato a questo libro di Flatey, che è effettivamente un manoscritto del medievale, sui libri, sulla storia dei re norreni. Quindi si sente sempre comunque questa presenza antica. Ecco, possiamo dire che è un popolo estremamente avanzato, perché la tecnologia in Islanda è molto avanzata, appunto internet è stato usato prima di noi da molto tempo, e nello stesso tempo però conserva sempre il suo rapporto col passato, come dovrebbe essere forse per tutti i paesi. Noi forse italiani ce lo stiamo un po' dimenticando erroneamente. Tornando alla cucina, allora abbiamo parlato di questi piatti, ce ne vuoi illustrare qualcun altro? Ma tu ovviamente sei stato spesso in Islanda, hai imparato a cucinare questi cibi. Ecco, come ti sei trovato, ecco, sul posto? Ti hanno insegnato, come vuoi spiegare come ti sei formato come cuoco islandese? Diciamo, la curiosità è quello che muove sempre tutto, quindi partendo da questa base qui, quando ho avuto la fortuna di provare di persona alcune cose cucinate sul territorio, devo dire che la prima cosa che mi ha impressionato e che mi ha stupito è il fatto che loro, sia per il loro isolamento, sia per il fatto che è una terra appunto di condizioni meteorologiche così avverse, e quindi consideriamo che gli ingredienti, al di là di quelli tradizionali come il pesce che citavamo prima, o appunto quelli della pastorizia, sono tutti l'agnello, vero, è molto l'agnello fondamentalmente, il montone piuttosto che la pecora, però sono prevalentemente importati. Ecco, nella cucina contemporanea islandese. Questo, scusa se ti interrompo, cos'è? Questo è un classico della tradizione, è un coscio d'agnello arrostito, che anche qui vengono utilizzate molte materie prime, tipo i sali che loro producono, piuttosto che erbe spontanee di origine appunto islandese, che vengono messe a marinare oppure a insaporire qualsiasi portata. E appunto nel contemporaneo quello che si può vedere è una grossa influenza di tante appunto idee, di tante piccole spunti. Quindi chi va oggi, che ha fortuna oggi di andare in Islanda a gustare dei piatti, sicuramente lo fa in chiave moderna, e quindi anche
come dicevamo prima, la possibilità di trovare dei piatti della tradizione sicuramente sono tutti molto più internazionalizzati. Insomma. Ecco, ma tu quando sei arrivato a Reykjavik, cosa hai ordinato? Mi sono fatto un po' guidare da amici inizialmente, poi appunto la curiosità ha spinto anche a assaggi un po' più particolari, tipo la testa di pecora bollita piuttosto che i testicoli di montone, che sono fatti un po' in maniera... però chiaramente c'è qualcosa di più appetibile, no, dai, che ci spinga. Scherzo, ogni cultura ha le sue tradizioni, tutti i giorni, infatti, questi, non sono piatti normale. Di tutti i giorni. E tutti i giorni cosa si mangia invece? No, tutti i giorni c'è cioè, pesce, carne, insomma quello che... E poi, come dice Gianni, è molto internazionale la cucina islandese, sì. Perché insomma a te vogliamo imparare da tutti. A me è piaciuto il salmone... Primo su tutti. Sei andato sul sicuro alla fine. Sono andato sul sicuro, sono andato su un classico. Allora, mi veniva in mente, fra l'altro, parlando anche di cinema, anche il famoso racconto, nelle operette morali c'è cioè già Leopardi citava l'islandese, c'è il famoso racconto della natura con l'islandese, no? Nelle operette morali di Leopardi. Me lo conservi, me lo confermi? Ah, sì. Se la regia ci controlla su internet, ecco, ci dovrebbe essere il titolo di un'operetta morale di Leopardi, che mi sembra sia proprio dialogo fra la natura e un islandese. Quindi già Giacomo Leopardi appunto ci raccontava degli islandesi, tra l'altro è quel racconto terribile in cui poi alla fine questo islandese parla con la natura che è materializzata, gli chiede il perché di tante disgrazie, di tante rovine, perché l'uomo deve morire, eccetera, eccetera. Questa natura non risponde mai, alla fine viene, mi sembra, non ricordo bene, un terremoto, appunto una pioggia di sabbia, e l'islandese muore coperto, insomma. Allegria. Ora poi magari ci confermeranno se il titolo è qui. Ah, è già qui. Cosa c'è scritto? Il racconto? Dialogo della natura. Allora, mi sono ricordata bene. Allora, così, tanto per informare, no? Insomma, vedete che l'Islanda tutto sommato già aveva incuriosito Giacomo Leopardi. Allora, alla nostra guida geologa, laureata in geologia, quindi una guida speciale, chiediamo anche dell'aurora boreale, che non c'entra niente con la geologia, però insomma c'entra con la natura. L'aurora boreale, perché abbiamo detto il sole di notte in estate e l'aurora boreale in inverno. Sì, una delle attrattive dell'Islanda nella stagione invernale, che in realtà l'aurora boreale è visibile già da metà agosto, quindi va da metà agosto fino ai primi giorni di aprile. Quindi è un inverno piuttosto lungo, l'aurora è visibile a cavallo della mezzanotte, 2 o 3 ore prima e 2 o 3 ore dopo, è un fenomeno dell'alta atmosfera, quindi ecco, non è un fenomeno, non è un fenomeno astronomico, è un fenomeno atmosferico, si sviluppa a circa 100 km di altitudine. In questi anni in particolare è particolarmente vivace e frequente perché è legata al ciclo dell'attività magnetica del Sole. Questo ciclo dura 11 anni e in questi anni siamo proprio nel momento di massimo disordine, diciamo, magnetico, e quindi il campo magnetico terrestre che risente di quello solare viene sollecitato molto spesso e è insomma, decisamente frequente vedere questo fenomeno molto suggestivo. Praticamente negli ultimi 2 o 3 anni ogni notte serena in Islanda offre questo spettacolo. Tra qualche anno non sarà più così frequente, però sarà perché diciamo, si entra in una fase di quiete magnetica solare, vabbè, bisogna sbrigarsi, c'è ancora circa un anno buono, così poi poco? Lentamente sì. Poi se ne riparla fra 7-8 anni, quando di nuovo questo ciclo... Dobbiamo essere ancora in vita di prossimo mese. Non ne ho dubbi. Senti, una cosa che mi preoccupa dell'Islanda sono le sabbie mobili, perché cioè, se ne sente parlare nei racconti, ma in Islanda ci sono davvero le sabbie mobili? Ma allora, le sabbie mobili è un fenomeno naturale che esiste naturalmente, però diciamo la popolarità delle sabbie mobili è più che altro legata al cinema, non ci sono situazioni particolarmente pericolose, però in certi ambienti anche in Islanda, negli altopiani per esempio, al margine dei grandi ghiacciai, ci sono territori sabbiosi dove se uno proprio se la va a cercare... Ah, ecco, ma ci sono dei cartelli che avvertono pericolo? No, non ci sono cartelli. Ah, non ci sono? Bisogna spostarsi con voi, insomma, con voi... Beh, certamente l'interno dell'Islanda può diventare pericoloso per chi non è attrezzato e non è preparato. E se uno invece volesse andare soltanto a Reykjavik e godere comunque di tante... Lo può fare, come no? Diceva Maria, Reykjavik è una città piccola, una piccola capitale, molto interessante, molto vivace,
con una vita culturale assolutamente frizzante. Ogni giorno ci sono esposizioni, eventi grandi e piccoli, mostre, concerti, l'attività musicale, specialmente dei viaggetti di un giorno, magari andare a fare il bagno nell'acqua calda. Esistono, no, queste? Sì, esistono queste cose. In realtà, se uno vuol vedere l'Islanda per bene, ha bisogno di tempo. Ecco. Quindi, però se non ci avesse una settimana, comunque non è che debba stare per forza in città, può comunque godere. No, diciamo, una settimana è un tempo, però un po' forse non conviene. Perché forse è tanto tempo per stare a Reykjavik, ma non c'è abbastanza tempo per allontanarsi. Per allontanarsi. Quindi diciamo da 10-12 giorni come tempo minimo, quello che noi consigliamo. Però Reykjavik è sicuramente una città molto interessante, anche molto giovane, molto piacevole, molto serena, specialmente per un occidentale. Un islandese è abituato a questa atmosfera sempre un po' gioiosa, sempre un po'... Sì. Gli islandesi si prendono molto poco sul serio, sono molto autoironici. Sì. Uno penserebbe l'esatto contrario, no? No, invece gli islandesi sono assolutamente meridionali, mediterranei nello spirito. Conoscendoli, è vero? Sì, sì, sì. Sono persone molto calde, che amano divertirsi, socievoli, a differenza dei loro nemici danesi, che invece hanno un carattere speculare. C'è un altro film a venire in mente, perché poi ho spazio, sempre di Lars von Trier, che si intitola Il Capo, che parla proprio di un islandese che mi sembra vada a fare un'ispezione in un'azienda danese e viene preso in giro. Cioè si vede che c'è questa lotta fra danesi e islandesi, me lo confermi? Sì, c'è sempre stato un po', perché l'Islanda prima era sotto l'islandese. Sì, perciò quando ci siamo liberati di danesi... siete stati più contenti. Sì, sì. Ho capito, quindi c'è questa, diciamo, sì, un pochino come Guelfi e Ghibellini a Firenze, sì, o comunque sì, altre cose. Allora, voi siete tutte persone che siete state in Islanda, addirittura siete state in Islanda, siamo in chiusura di trasmissione. Allora, un motivo per visitare l'Islanda? Intanto parto da te, che sei appunto la guida, ricordiamo, lavori a Milano, eccetera, eccetera. Ma normalmente si parte per andare in Islanda con certe aspettative e si torna con consapevolezze completamente diverse. Quindi si parte per vedere grandi fenomeni naturali, i geyser, le cascate, si torna avendo incontrato una natura che ha un impatto sulla coscienza, sulla sensibilità, che noi ci siamo dimenticati dalle nostre parti. Francesca, tu perché consigli, perché vuoi tornare in Islanda? So che ci vuoi tornare, perché? Per questo, perché ti aspetti, cioè arrivi e vedi dei paesaggi naturali inaspettati, del tutto inaspettati. Come si diceva prima, ci sono delle zone dove ti sembra di essere sulla Luna, delle zone dove ti sembra di essere su Marte. Sono ispiranti, paesaggi veramente magici. Al nostro cuoco, a parte il cibo, ecco, escludiamo quello, ecco, anche tu sei stato tante volte in Islanda, ovviamente anche per imparare a cucinare questi piatti, ma cos'è che più ti affascina dell'Islanda e del popolo islandese? Ecco, una delle cose principali è appunto il dinamismo che si vive, sebbene loro siano così isolati rispetto al mondo, quindi è una cosa che non ti aspetti, e questo dinamismo, questa voglia di fare, voglia di emergere, la trovi anche nella cucina di tutti i giorni, al di là dei piatti un po' particolari che citavamo prima. Quindi consiglio di andare in Islanda anche per provare delle emozioni nuove da un punto di vista culinario, farsi seguire proprio da... Riaschi sempre su... c'ho il cuore su, ecco, questa passione. Quindi, da quanto ho capito, c'è dinamismo e nello stesso tempo anche una certa tranquillità, cioè si contrappongono le due cose, sì, dinamici sì, e tranquilli allo stesso tempo, una cosa molto curiosa. Alla nostra islandese, invece, perché tu ami, a parte la famiglia che vuoi rivedere, certamente, eccetera? No, anch'io direi proprio la natura, che è bellissima, e poi proprio anche per caricarsi di energia, perché c'è un'energia particolare in Islanda, ecco, che secondo me vale la pena di provare. Comunque sì, sembra davvero andare su Marte o sulla Luna andando in Islanda. Ma di sicuro in certi posti sì, veramente. Allora, un'ultima domanda al nostro, diciamo, alla nostra guida, quindi che continuamente, quanti anni sono che vai in Islanda? 15 anni. 15 anni, quindi che tu fai questi, organizzi questi viaggi specifici. Come vengono accolti i turisti in Islanda? Normalmente vengono accolti molto bene, perché gli islandesi, come molti isolani, sono persone accoglienti, sono curiosi, per cui... è facile avere subito
una certa empatia con gli islandesi, perché loro hanno il piacere nel presentarti questo paese che sanno essere veramente alieno per te, visitatore mediterraneo. Però sono anche molto curiosi di poter attingere qualcosa della nostra mentalità, per cui lo scambio di sensazioni è sempre molto, molto piacevole. Poi gli islandesi sono persone positive e accoglienti di natura, per cui si pongono sempre cercando di dare il meglio verso tutti, senza alcun tipo di discriminazione, per cui uno straniero è sempre accolto a braccia aperte. Poi ricordiamo cosa molto importante: è un paese ricco, un paese dove le persone vivono bene. Anche loro hanno conosciuto qualche anno fa la crisi, ma insomma rispetto a noi veramente insomma, siete proprio in un altro pianeta, siete su Marte. Allora io vi ringrazio per essere stati con noi. Grazie a voi. Speriamo di avervi fatto così incuriosire o avervi dato qualche informazione in più sull'Islanda. Ricordatevi, la capitale è Reykjavik, e se non la conoscete andate sull'Atlanta a vedere dove è posizionata, perché già la posizione è di per sé estremamente affascinante. Ciao a tutti e grazie per averci seguito.